ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Curre93. Scusatemi ancora per le 2 settimane di assenza, purtroppo ho avuto problemi personali, quindi non ho registrato. In più ho voluto aspettare più tempo per potervi dare una mia recensione riguardo a questo gioco, a questo Call of Duty World War 2. Come avete potuto vedere, vi ho sempre pubblicato dei bug, glitch, problemi vari del gioco che abbiamo potuto assistere in più di un mese in cui il gioco era già sul mercato. Questa volta mi voglio focalizzare più sul multiplayer, perché ovviamente ho trovato varie lacune che spero compensino presto e riparino presto, nel senso che vedo ancora un po' l'auto-aim non ben formata, l'e-detection idem. Sono dei problemi che comunque ritengo gravi per una compagnia che ha prodotto Advanced Warfare, un gioco che è stato, anzi il primo Call of Duty che è stato non piedi a terra e soprattutto girava molto meglio di questo. E poi vedere questo World War 2 che sembra al contrario un gioco al di sotto delle aspettative, anzi scusa, no, al di sopra delle comunque sia un gioco che non vale la pena comprare, non subito, perché abbiamo assistito nel primo mese a un gioco veramente brutto. Prima di tutto per il problema del quartier generale, secondo perché sono passati dai server dedicati ai peer-to-peer, come volete chiamarli, P2P. Io non mi aspettavo una problematica del genere da un titolo AAA, e invece purtroppo ci siamo trovati a dover giocare a questo titolo incompleto, questo World War 2 incompleto. Lasciamo perdere le mie istantanee parametri, perché ovviamente voi vedete che io ho un ratio 2.28, ma vi dico soltanto che quando ho incominciato a giocare la prima settimana, i primi 2 giorni, avevo un ratio 1.20. Perché? Questo vi fa capire, perché comunque sia, sapete, chi mi conosce da sempre, chi mi conosce dai vecchi Black Ops 2, Ghost eccetera, sapete che io gioco abbastanza bene, me la cavicchio su Call of Duty, e vedere ratei che sono sotto 1.20 è tosta. Io comunque, raga, le mani ce li ho, riesco a giocare e non è un problema. In questo caso, ragazzi, volevo farvi 2 partite gioco delle armi e tutti contro tutti. Perché? Perché non vi voglio toccare la modalità a squadre. Le modalità a squadre come deathmatch a squadre, dominio, vabbè, cerca di distruggirlo un po' meno perché magari me la gioco con i miei compagni, però football, postazione, cattura alla bandiera, sono delle modalità in cui vi assegnano una squadra, e questa squadra, mi sono reso conto su World War 2, è quasi sempre senza le mani, nel senso che quindi voi giocate, cercate di fare una buona partita, però vi ritroverete sempre voi a fare 25 kill, magari 13 morti, 14 morti, la vostra squadra che vi fa, esagerando, 10 kill ma 50.000 morti. Comunque sia, basta parlare, andiamo subito con gioco delle armi, speriamo di trovare una bella partita. Eccoci ragazzi, siamo su Haken. Allora, partiamo col BPSH, la mia arma preferita, vediamo se riusciamo subito a vincere la prima, dai. Allora, vediamo un attimo. Allora, prima avevo dei problemi di connessione, perché o forse il gioco ha problemi di connessione perché non mi correva lo stronzo. Questa volta sembra che stia correndo, quindi ragazzi, una cosa che odio, che non sopporto di questo gioco delle armi è che di questo gioco delle armi che ci sia sempre il radar attivo, è una cosa che non sopporto proprio, ragazzi. Boom. One. Mamma, ma dove stai guardando, zio? Sembra automatico, gioco delle armi, eccoci qui. Vieni, vieni, pezzente. Passa a largo. Sì, io facendo il coglione. Ma madonna. Quella cosa che mi compaiono le cosa? Cazzo, fantastico, raga! Perché mi sta sparando? Ma cos'è, ragazzi, questo stronzo che mi becca sempre? Oh! Vai, grande, zio Curre! MP40! Ma cosa? Va bene. Ragazzi, porco due che non muoiono! Ma cosa sta succedendo? Va bene, andiamo, andiamo. Il Curre deve recuperare. Il Curre deve recuperare, vediamo se ce la facciamo. Vabbè, se tu... Ogni volta mi dimentico di controllare l'arma che sto usando. Questa è un'arma bestiale, se riesci a usarla però. Andiamo qui dentro. Ok, grande, zio Curre. Mamma mia, questa arma fa schifo. Incenerito, brutta. Oh, Ma vedete come cazzo sono fatti gli spawn? Grande. No, ce l'ho quasi a fare la tripla. Ma l'ho fatta invece. Ma mi sembra normale che mi faccia spawnare tra due pezzi di merda. Brutti rotti in culo. Ma mi campero come un bastardo. Su. Brutta merdaccia. Sento passi dietro di me. Cecchino. Madonna quanto faccio cagare col cecchino, ragazzi. Sono una pippa indescrivibile col cecchino. Madonna quanto faccio schifo. Al lato, ovviamente. Coglione io, ci provo. Vaffanculo, ce l'ho fatta. Andiamo. Ancora, oh! Ma non puoi essere così preciso, abbi pazienza. Non puoi essere così preciso. C'è la mano magica. Questo mita così, vabbè, vabbè. Andiamo, andiamo. Brutto bastardo. Vai! Ma quanto tempo ci metti per sparare il colpo? Porco due. Ah ok, almeno sono andato avanti, vai. Ah che belle le doppie, mi piacciono troppo. Ma sei ancora fermo lì. Ma come hai fatto? Ma come hai fatto? Rivediamo la kill ragazzi, perché voglio rivederla. Cosa? Complimenti, complimenti al gioco, complimenti. Ragazzi era giusto per farvi vedere un attimo cosa stiamo giocando. Che titoli stiamo toccando con le nostre mani. Ragazzi non entrano i colpi, la madonna, non c'è auto aim. Quest'arma non ha auto aim. Ma ve ne rendete? Bello. Niente, non ha auto aim ragazzi. Succhiala! A cagare. Non ci credo, non ci credo. Brutto bastardo. Sì! E vai! Cazzo abbiamo vinto! Grandissimi! È la prima andata! Che vittoria ragazzi! Ma rivediamolo, zio Curre lo sente. All'indietro. Vai, è la prima andata. Partiamo subito con tutti contro tutti. Sì, cazzo, va! Ragazzi, facciamo un full immersion su Haken. Allora, andiamo di nuovo con aviotrasportata, con PPSH, Metalisk e Discreto. Metalisk è la pistola mitragliatrice. Discreto perché ovviamente con aviotrasportata non abbiamo i passi silenziati. E invece con Discreto sì. Silenziata. Siamo con delle distanze leggermente più grosse. Non corre ancora. Nessuno. Sì, certo. Sì, sì, sì. Spalle, guardate. Non avevo dubbi, ragazzi. Conosco talmente bene questo gioco che fa talmente cagare con gli spawn. Adesso ce ne dobbiamo andare. Corri, Dio santo. Via. Pensiamo una bella Bowsing Betty. Quanti colpi vuoi pezzente? Via. Quello che mi aspetta, bravo. Complimenti. Questo che mitta, non sa come, però si è beccato Dio contro, ma è comunque sopravvissuto ai miei colpi, va bene. Ok. Ma vi sembra normale che mi spani l'avversario qui? Vabbè. Due qui. Ma la cosa più da utilizzare soprattutto in tutti contro tutti è subito la viola esplosiva. Cosa? Non l'avete trasportata, scusatemi ragazzi, l'UAV. Ma come si chiama? Non mi ricordo. L'aereo da ricognizione, quello che cazzo è. Volo di ricognizione concluso. Guarda, mi avete rotto i coglioni ora. Morite, boh. Sì, certo. Banda, crederci. Ma giocano tutti fermi lì. Giocano tutti fermi in fondo allo spazio. Vabbè. Ma muori. Guarda a te sto coglione. Ficatela nel culo, coglione. Ah, ok. Boh. Ma guardate. Oh, via, ma è normale che mi compaiono tutti i vicini, ragazzi. Ma dai, questi si divertono con me. Secondo me è proprio Call of Duty che si diverte a farmi girare i coglioni. Bravo, e continua a giocare così. Bravo, complimenti. Non c'è nessuno, strano. Qualcuno qui alle mie spalle? No, ma quanti colpi? Ragazzi, ma quanti cazzo di colpi ci vogliono? Sti... Pezzente. Vai a cagare. Volo di ricognizione concluso. Sono pinculo. Qui ce l'ho. Ragazzi, non ci siamo proprio. Sta gente gioca da schifo. Via, corriamo, andiamo. Zio Curre deve vincerla. E la vincerà, state tranquilli, perché il Curre si impegna sempre. E per voi soprattutto lo fa volentieri. Brutte merda e schifo. Guarda come gioca. Sì, so che mi impara. E non corre. Cioè è dietro, sei stupido. Oh, alleluia. Ma vuoi morire? La madonna. Tutti lì siete, siete tutti lì pezzenti. Sì? Oh! Quanto mi fa girare i coglioni sto... Ma vuoi morire? Ma perché ce li ho sempre dietro, ragazzi? Sono appena spawnato io lì! Perché c'è di nuovo lo stronzo? Ma vuoi morire, testa di minchia? Camadosca, oh. Bisogna giocare così. A questo punto mi metto a giocare anch'io come giocano loro. Sto fermo in un punto e ciccia. Tanto quando sti qua giocano fermi, ti aspettano. Bravi. Bravi ragazzi. Avete capito tutto. E corri. Ancora dente nemico. Al riparo. Via via. Sì. Libero spia in volo. Caricami questa cazzo di arma, va. Poi ci muoviamo. Sì. Cosa? Cosa vuoi fare? Cosa? Vabbè ragazzi, no, non può essere sempre tutto rose e fiori. Adesso vi chiamo la bomba di Gesù Cristo. Questa è la bomba di Gesù. Gesù! Ammazza! Cos'era quel bug che non si vedeva più niente? Ragazzi, niente di più facile. Zio Curre vince ancora. E nada. Che vittoria ragazzi. E poi fa vedere ste... Wow, guardate quanto è forte ragazzi. Guardate quanto è forte. Wow, neanche mi prende. Ma l'hit detection è talmente marcia in sto gioco che mi prende comunque, nonostante non sia nel mirino. Comunque sì ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che le due partite vi siano piaciute. Le ho vinte entrambe per voi. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Noi ci rivediamo, mi auguro, molto presto. E niente, bella!